Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una storia. Si racconta che un giovane ponesse a tutti la stessa domanda: come posso trovare Dio? E ogni giorno riceveva la stessa misteriosa risposta: devi desiderarlo. E io lo desidero con tutto il cuore, ma perché non lo trovo? Un giorno un maestro si stava bagnando nel fiume con i suoi discepoli. Il giovane gli andò incontro e pose anche a lui la stessa domanda: come posso trovare Dio? Il maestro inizialmente non gli rispose. Ad un certo punto, a sorpresa, il maestro gli prese la testa e gliela infilò sott'acqua e ve la tenne mentre il poveretto si dibatteva disperatamente per liberarsi. Dopo un bel po' di secondi, il maestro gli lasciò andare la testa. Il giovanetto riuscì a riemergere e ansimante lo guardò stupito. Il giorno dopo, il giovane ritornò dal maestro, che lo anticipò e gli chiese: perché ti dibattevi in quel modo quando ti tenevo la testa sott'acqua? Perché cercavo disperatamente aria, disse il giovane. Bene, quando ti sarà data la grazia di cercare Dio come hai cercato l'aria per respirare, allora lo troverai. In un passo della scrittura Dio dice: se mi cercherete con tutto il cuore, io mi lascerò trovare. Chiediamo al Signore che in questo giorno ci aiuti a cercarlo così, come l'aria che respiriamo, sapendo però anche un'altra cosa. Un altro giovane si lamentava perché non riusciva a trovare il buon Dio. Un giorno andò in un laghetto e vide un pulcino di anatra incastrato tra i giunchi. Questo pulcino gridava disperatamente. Ad un certo punto, ecco arrivare mamma anatra con al seguito tutti gli altri pulcini, pronta ad andare in soccorso e al recupero del piccolo smarrito. Dopo averlo ritrovato e aiutato, eccola ripartire con tutta la schiera di pulcini al seguito, tutti felici, dietro la loro mamma. E questo giovane, pieno di gioia, disse: ho capito, non soltanto io cerco Dio, ma prima ancora è Dio che sta cercando me. Sì, ricordalo, la nostalgia e il desiderio che hai di Lui è Lui che lo ha messo nel tuo cuore, perché Lui per primo ti cerca, perché ti ama. Che il buon Dio ti benedica.